Quella che è stata la nostra esperienza, direi anche parziale, anche se consistente vista dal nostro punto di vista, di dematerializzazione dei flussi documentali. In qualche modo abbiamo iniziato a ripensare un po' quella che era la nostra organizzazione, considerando un po' l'uso delle tecnologie, dell'informazione e della comunicazione. Questo ovviamente era sempre in funzione di un'attività di comunicazione, di informazione interna, nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni e soprattutto nei rapporti con le imprese e i cittadini, anche se le imprese, come sapete, sono il nostro interlocutore principale. Gli obiettivi in realtà non erano quelli dell'utilizzo di queste tecnologie, ma queste tecnologie erano per noi solo uno strumento per poter attuare ben diversi obiettivi, che sono quelli che quotidianamente chi lavora in una pubblica amministrazione si trova ad affrontare, che sono poi quelli che discendono dalle norme, ma anche in qualche modo a una razionale gestione della cosa pubblica. Questi sono obiettivi che ovviamente conosciamo tutti, dalla 241 a 150, 165, eccetera, eccetera. In realtà quindi sono il nostro obiettivo globale principale della nostra azione. Abbiamo visto in realtà che attuando, utilizzando questi strumenti di tecnologia dell'informazione, erano obiettivi che venivano più facilmente raggiunti. Banalmente l'efficienza, sappiamo insomma quello che possiamo recuperare in termini di efficienza utilizzando computer o strumenti informatici o telematici. Per quanto riguarda la trasparenza, anche la possibilità che abbiamo di far accedere ai nostri documenti, alla modulistica, a provvedimenti e addirittura atti interni di procedimenti ai cittadini o alle imprese, così come la semplificazione della partecipazione, eccetera, eccetera. Ovviamente abbiamo iniziato a ragionare su che cosa andava razionalizzato e semplificato e ci siamo trovati quattro punti fermi sui quali intervenire. Uno era ovviamente quello dei procedimenti amministrativi, quindi una grande mole di attività gestionale che dovevamo fare quotidianamente, che come sapete ha un suo iter anche abbastanza complesso a secondo il tipo di procedimento. Attività gestionale, quindi attività quotidiana interna all'ufficio, attività che in qualche modo aveva o riflessi esterni o anche semplicemente riflessi interni che vanno da una semplice missione a richieste per ferie, alle timbrature del nostro cedolino, eccetera. Passando dai documenti e dalla modulistica, anche questi, sia documentazione interna ma anche documentazione modulistica esterna, quindi che andava sempre a beneficio ad uso e consumo dei cittadini e delle imprese. E per ultimo, anche se ovviamente è una cosa di estrema importanza e di attualità, la modalità di accesso e di presentazione delle istanze, tutto collegato in qualche modo tra questi vari punti. La cosa che ci ha un po' aiutato, in qualche modo aiutato o obbligato, erano le priorità strategiche che l'ente camerale si dava annualmente e pluriennalmente. Come sapete, la Camera di Commercio è tra i suoi interlocutori le imprese, ma è anche governata dalle imprese, quindi ci venivano chieste tutta una serie di priorità strategiche che il Consiglio ci chiedeva di attuare. Una, la prima, era la semplificazione amministrativa, molto richiesta dalle leggi, ma come sappiamo tra la legge e il mare c'è di mezzo il mare, tra la legge e il fare c'è di mezzo il mare, quindi insomma non è sempre attuabile e attuato quello che dicono le normative, però in realtà questa ci era estremamente richiesta, quindi anche con qualcosa in più rispetto a quello che prevedeva la normativa. L'innovazione, un'innovazione che per noi aveva un duplice aspetto: un'innovazione da trasmettere alle imprese per essere più competitive sul mercato e un'innovazione da trasmettere al nostro interno per rendere appunto maggiormente attuabili quegli obiettivi che abbiamo visto prima. Il miglioramento e la promozione dei servizi, altro obiettivo importante che poteva essere facilitato attraverso l'uso delle tecnologie informatiche, e la razionalizzazione e l'efficientamento dei procedimenti. Quindi qui ovviamente stiamo in periodi di risorse scarse, sia umane che finanziarie, efficientare e migliorare l'approccio all'attività gestionale ovviamente è un aiuto per tutte le pubbliche amministrazioni. Le azioni che abbiamo posto in essere per attuare queste priorità sono state fondamentalmente due: una reingegnerizzazione dei processi, che era indispensabile
perché è vero che la tecnologia informatica è uno strumento, ma uno strumento che entra nei processi in maniera piuttosto consistente, quindi non è semplicemente utilizzare un computer anziché la macchina da scrivere mantenendo inalterato il processo, ma è stato necessario proprio rivedere un po' tutto, così come informatizzare e telematizzare tutte le procedure, sia inerenti i procedimenti amministrativi che diciamo sulle altre attività gestionali di cui parlavo prima. Qui più o meno abbiamo riassunto quello che è stato fatto negli ultimi anni come Camera di Commercio. In qualche caso vedete che è la norma che ha fatto più di quello che abbiamo fatto noi al nostro interno, non abbiamo dovuto solo attuare quello che in qualche modo era previsto a livello centrale. E questa è stata una prima facilitazione per poter arrivare ad un certo risultato. L'altra facilitazione grossa che abbiamo come Camera di Commercio è che abbiamo una società di informatica di tutte le Camere di Commercio italiane che da sempre è abituata a informatizzare e mettere in rete tutte le Camere di Commercio italiane. Quindi questo è un aiuto esterno che ci ha reso il compito molto più agevole. Ah, come vedete ho iniziato con la comunicazione unica, dopo andremo... Vi dettaglierò uno per uno questi punti. Abbiamo attivato delle scrivenie elettroniche per proprio andare verso la digitalizzazione di questi flussi documentali, quindi scrivenie elettroniche al posto delle scrivenie tradizionali, l'informatizzazione di tutti i provvedimenti amministrativi e tutta la documentazione connessa a questi provvedimenti amministrativi e un'implementazione sull'utilizzazione della PEC nelle comunicazioni sia fra PA sia con i cittadini e le imprese. Nel dettaglio la comunicazione unica, per chi non la conoscesse, è stata una nuova modalità di iscrizione, modifica e cancellazione per le imprese da presentare al registro delle imprese. Quindi qui con questo procedimento praticamente si è voluto unificare un procedimento che vedeva impegnati quattro enti, questo era perlomeno il disegno iniziale, INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e Camera di Commercio, da fare con un unico procedimento, quindi una gestione unitaria di questa informazione e solo in maniera telematica. Quindi praticamente ad oggi chi vuole iscrivere un'impresa al registro imprese può semplicemente davanti a un PC fare tutta l'attività e inviare una pratica che va contemporaneamente a tutti questi quattro enti. Nel dettaglio, partendo dalla signora che vi trovate sulla vostra destra, che presenta un'istanza che ovviamente deve essere firmata digitalmente, che va trasmessa direttamente su un sito appositamente creato dalle Camere di Commercio, o meglio da questa società di informatica delle Camere di Commercio, e attraverso questa presentazione di istanza, come vedete, nel momento in cui arriva al server del registro imprese, questa praticamente parte, non solo si ferma una parte al registro imprese delle Camere di Commercio, ma poi partono altri tre flussi, come vedete, uno diretto all'Agenzia delle Entrate, uno diretto all'INPS e uno diretto all'INAIL. Quindi con una semplice operazione io ho fatto tutto ciò che mi si richiedeva, diciamo un'impresa individuale che fa un'attività per la quale deve essere iscritta a tutti e quattro gli enti, con una semplice pratica praticamente c'era questo flusso che partiva verso i quattro enti, che a loro volta, se vedete dalle righe verdi, ritornava per PEC come ricevuta all'utente iniziale. Quindi l'utente iniziale fa questa domanda sul PC e poi si ritrova sulla sua casella di posta elettronica certificata, quindi l'obbligo della casella di posta elettronica certificata, tutte le ricevute del caso. Allora, qui ovviamente il discorso posta elettronica certificata obbligatoria, però in realtà c'è la possibilità per chi non ha la posta elettronica certificata di richiederla gratuitamente proprio nel momento in cui faccio l'istanza, quindi ci sarà un campo bianco che si compilerà automaticamente con il codice fiscale e un suffisso di posta elettronica certificata che diamo noi come Camera di Commercio, e quindi si troverà già, diciamo, questo contenitore elettronico, o meglio indirizzo elettronico, già pronto per ricevere le ricevute che arrivano da tutti gli enti. Questo ovviamente poi prosegue anche la comunicazione tra il nostro registro delle imprese e l'impresa tramite PEC, quindi in realtà
Noi nei nostri procedimenti che prevedono comunque un'istruttoria colloquiamo con le imprese che hanno attivato questa modalità di comunicazione unica solo tramite PEC, quindi abbiamo già da quel momento un indirizzo PEC al quale rivolgersi, e nel momento in cui dobbiamo attivare qualsiasi tipo di istruttoria non lo facciamo tramite PEC. Quindi abbiamo praticamente abolito la posta elettronica certificata, la raccomandata tradizionale per le comunicazioni con le imprese nate dopo il 1 aprile del 2010. Poi vi dirò altro sulle altre imprese. Altre attività che abbiamo fatto era quello di passare alla scrivania tradizionale, quella piena di carta alla quale siamo tutti abituati, nonostante tutto, anche noi in parte, con la scrivania elettronica. Quindi praticamente abbiamo attuato diverse azioni. Abbiamo fatto innanzitutto un decentramento presso ciascun ufficio dell'ufficio di protocollo, ovviamente un protocollo informatico, un protocollo a norma che, come diceva prima la professoressa Bruggi, è un elemento essenziale, altrimenti non andiamo molto lontano. Dopodiché invece per la documentazione di entrata, questa qui veniva gestita direttamente da un ufficio protocollo che oltre a protocollare in entrata veniva scansionata e trasmessa attraverso un sistema informatico che dà proprio la possibilità di gestire delle scrivenie elettroniche per ogni dipendente della Camera di Commercio. Quindi tutto ciò che arrivava dall'esterno, in realtà il dipendente se lo trova quotidianamente sulla scrivania elettronica, con il primo risultato è quello di avere la scrivania un po' più sgombra, ma poi vediamo che i risultati sono ovviamente ben diversi. Quindi c'è questa visualizzazione del documento informatico che si può lavorare anche elettronicamente secondo le esigenze e quello che ci dobbiamo fare. Ovviamente il nostro sistema, che diciamo che è un sistema in realtà abbastanza normale e banale, permette, oltre alla visualizzazione del documento, permette anche una gestione di questo documento. Oltre, vabbè, se proprio non se ne può fare a meno, si può anche stampare, però su questo documento si può condividere con gli uffici, si può inoltrare, oppure si può mantenere direttamente sulla scrivania elettronica e preparare una risposta laddove c'era bisogno di dare una risposta a questo documento, o semplicemente archiviarlo. Sull'archiviazione poi apro una parentesi, come avete sentito già stamattina, insomma ci sono dei problemi sull'archiviazione, soprattutto sull'archiviazione sostitutiva, e quindi una conservazione di lungo periodo che ha un po' frenato questo nostro processo, e poi dirò. Ovviamente quando andiamo ad archiviare questi documenti, anche se è un'archiviazione di breve periodo, abbiamo dovuto formare dei fascicoli, quindi ci immaginiamo né più né meno che a livello elettronico abbiamo fatto le nostre famose cartelline che poi diventano dei faldoni, però tutto in formato elettronico. Diciamo che in parallelo abbiamo continuato a conservare la carta in maniera non molto ordinata, però questo primo passo che abbiamo fatto verso la digitalizzazione ci permette di gestire comunque il documento fino all'archiviazione in maniera molto molto più veloce e più efficiente rispetto a quello che facevamo prima con dei semplici fogli di carta. Il passaggio ulteriore rispetto a questa prima fase, che poteva essere un po' insomma banale se fine a se stessa, abbiamo collegata con i provvedimenti amministrativi. Noi tutti facciamo dei provvedimenti quotidianamente, e noi praticamente circa un anno fa siamo passati a provvedimenti completamente digitalizzati. Quando parlo di provvedimenti intendo, noi abbiamo tre provvedimenti in Camera di Commercio, linea principale, determinazione del segretario generale e dei dirigenti, e poi abbiamo delle delibere di giunta. In questo primo step ci siamo fermati ai provvedimenti dirigenziali del segretario generale, che poi sono i più numerosi, ne abbiamo circa oltre 500 ogni anno. Praticamente abbiamo digitalizzato in maniera, se volete, anche banale questi provvedimenti, semplicemente apponendo una firma digitale su una trasformazione di un documento in PDFA. Però non ci siamo fermati qui, perché poi in realtà nel momento in cui andiamo a risparmiare un foglio di carta, due fogli di carta, anche se la gestione diventa più semplice, non era quello il nostro obiettivo. Ma abbiamo collegato a questo provvedimento tutto il fascicolo collegato. Quindi a partire da una richiesta di preventivo,
a una gara, a una fattura, a un'istanza, insomma tutta la documentazione che sta all'interno del provvedimento come istruttoria è stato digitalizzato attraverso sia questo approccio al provvedimento, ma anche con tutta l'attività propedeutica che era stata fatta prima sulla digitalizzazione dei documenti. Abbiamo, qui c'è questa scritta Ego, che in realtà è questa piattaforma, anche questa in realtà, se vogliamo, abbastanza banale, che ci permette di gestire questi processi, oltre alla determinazione dirigenziale in maniera un po' più con un impatto assolutamente meno invasivo. Ci sono gli ordini di acquisto, gli atti di liquidazione collegati sempre alle determinazioni dirigenziali. Ovviamente è previsto che il provvedimento venga filmato digitalmente, non solo dal dirigente o dal segretario generale che adottano l'atto, ma anche in sede di istruttoria, laddove sono richieste delle verifiche tecniche, delle regolarità contabili, eccetera, eccetera. Quindi immaginate che questo provvedimento fa un po' tutto questo percorso. Graficamente forse riusciamo a capirlo meglio. Questo è un provvedimento tipo. Abbiamo un dipendente che sta in un determinato ufficio che propone una determina basata su un'istanza di parte che prevede iscrizione a un albo piuttosto che a una richiesta d'acquisto o a un'altra qualsiasi attività camerale che preveda un procedimento o un provvedimento amministrativo conclusivo di un procedimento. Come vedete qui praticamente il singolo dipendente propone questa determina, una bozza, né più né meno, disegnando un processo intero che può fare a meno di una di queste parti. Che c'è questo triangolo di verifica regolarità tecnica, quindi magari il capo servizio, il capo ufficio, secondo l'organizzazione di quella determinata attività, gli passerà per dare una verifica tecnica. Quindi dice sì, allora, responsabile del servizio controlla, sì, effettivamente questo atto va bene, o se no lo rimanda, gli fa correggere, eccetera. Tutto questo processo non passa attraverso email, ma è una semplice interfaccia che dà delle notifiche al quale si accede e io mi trovo il mio processo in un determinato stato, quindi anche qui una sorta di scrivania elettronica. Nel momento in cui il responsabile del procedimento, del servizio, mi dà la verifica della regolarità tecnica, può andare al passo successivo. Diciamo che se è un provvedimento che ha degli elementi contabili, ci sarà il controllo di gestione o la ragioneria che dà una verifica di regolarità contabile, quindi controlla se su quel budget ci sia sufficiente disponibilità, controlla se il progetto è esatto e in qualche modo commisurato a quella tipologia di spesa che sto facendo, e mi dà un'ulteriore verifica. A questo punto arriva il dirigente che fa l'ultimo controllo, dice ok, per me va bene, si legge tutto il testo e fa un'approvazione e firma digitalmente questo provvedimento. Quindi il processo in realtà è molto simile, con degli aggiustamenti, a quello che si fa quotidianamente con la carta. L'unica cosa è che si scrive, si porta, o al limite si manda per posta elettronica, no non va bene, aggiungi qui sta riga, no non va bene perché non c'è sufficiente budget, eccetera eccetera. Ovviamente questa piattaforma prevede anche un controllo automatico del budget, quindi difficilmente io riesco a fare un provvedimento che prevede una spesa superiore al budget disponibile. Però poi ci sarà una persona materiale addetta a questo che fa proprio un controllo specifico sul singolo progetto. A questo punto, fatta la numerazione e la firma del dirigente, è possibile all'interno sempre di questo processo mandare anche delle comunicazioni. Ovviamente le comunicazioni verranno mandate a secondo del destinatario, quindi presumibilmente nel 90% dei casi ad oggi viene semplicemente stampata la comunicazione che discende da questo provvedimento, firmata a mano, protocollo e mandata per posta. Ad oggi un 10% in più che ci permette di fare anche delle documentazioni digitali c'è, però per il 90% questo è il succo. Questo provvedimento diventa praticamente un fascicolo informatico, come quello che facevamo prima con varie documentazioni da archiviare, diventa un fascicolo informatico che viene identificato dal numero e dalla data del provvedimento. Fascicolo informatico che sta lì, è conservato anche se non in maniera legale, perché insomma avete visto le difficoltà che ci stanno. Noi eravamo quasi arrivati in realtà, ma ci abbiamo messo troppo tempo, è cambiato il CAD, non abbiamo delle regole tecniche aggiornate e quindi ci siamo dovuti fermare qui. Però insomma per una gestione stiamo già a buon punto. A questo punto, se come dicevamo avevamo degli elementi contabili, qui c'è tutta un'altra parte del procedimento che possiamo gestire oltre al provvedimento.
Un altro fatto è il provvedimento, che può essere un provvedimento d'acquisto o d'affidamento di un incarico, arriverà la fattura relativa a questo affidamento. La fattura proseguirà sempre il suo iter, questa fattura arriverà a protocollo, viene protocollata e immessa nel sistema. Questo sistema rinizierà il suo giro, verifica regolarità fornitura laddove c'è da fare un collaudo, o comunque il provveditore dovrà vedere se effettivamente questa fornitura è stata fatta a regola d'arte, eccetera. Ci sarà anche qui una verifica della regolarità contabile, che poi in realtà è una verifica per andare a vedere se quanto richiesto nella liquidazione era quello previsto nel provvedimento. Il dirigente di nuovo firma questo provvedimento di liquidazione, che attraverso sempre questa gestione di flussi arriverà a ragioneria, che metterà il mandato e andrà a pagare questo procedimento. Quindi noi in realtà ci troviamo ad oggi, quindi qui come vedete il fascicolo informatico è formato da tutti quei passaggi lì che lasciano traccia all'interno di questo fascicolo informatico, quindi abbiamo sempre la prova e le firme per vedere chi ha fatto e chi ha autorizzato cosa. Noi ovviamente in un anno ci ritroviamo, invece di ritrovarci 550 cartelline alte così che poi devono essere conservate eccetera eccetera, per vederle bisogna andare mi porti quella cartellina, vai a vedere quell'altra, che se lo vede uno non la può vedere l'altro eccetera eccetera. Noi invece attraverso questo fascicolo informatico abbiamo la possibilità di gestire un flusso documentale ben diverso. Qui vabbè, conservazione a norma, siamo in attesa di queste regole tecniche e non sappiamo ad oggi, anche se ci siamo iniziati a fare qualche idea, se queste regole tecniche saranno in realtà idonee a permetterci questa conservazione sostitutiva. Per noi ovviamente sarebbe il passo decisivo, perché andremo anche a risparmiare spazio in archivio in maniera definitiva. Questo ovviamente ci ha dato grandi benefici, riduzione dei tempi di accesso a un documento. Ovviamente io, stando seduto sul mio tavolo, qualsiasi tipo di determinazione con tutti gli allegati danni dentro, devo vedere un provvedimento fatto nell'ultimo anno e mezzo, se sto davanti al PC ci posso mettere tra i 30 e i 40 secondi, quindi insomma una cosa ben diversa rispetto a quello che succede quotidianamente con la carta, anche perché poi non so voi, ma noi un provvedimento ogni 100-150 si perdeva, che poi nel momento in cui inizi a far girare questi provvedimenti, queste cartelline che poi in qualche modo sono un po' tutte dello stesso colore, ma poi a parte il colore non hanno mai questa identificazione così precisa, che soprattutto dovrebbero avere le gambe per ritornare al posto loro, a volte questa cosa non succede, quindi anche lì abbiamo avuto già una riduzione, diciamo un'eliminazione dello smarrimento dei documenti. Come dicevo, questi provvedimenti, questi fascicoli sono visibili da diversi soggetti nello stesso momento. Mi sto confrontando per telefono con il responsabile della regione su un determinato provvedimento, contemporaneamente apriamo lo stesso documento, lo stesso fascicolo, vediamo all'interno tutto quello che c'è e se dobbiamo prendere la decisione la prendiamo in tempi rapidi. Ultima parte, che è quella sempre più problematica, la possibilità di conservare questi documenti. Magari questa fase la vedremo, speriamo, tra qualche mese, nel momento in cui si andrà a finire questo processo e potremo mettere questo tassello fondamentale, che ci permetterebbe di dematerializzare gli archivi e quindi avere anche una gestione a lungo termine, ma in realtà insomma anche a limitare il deposito di materiale, con conseguente diminuzione anche dei costi che abbiamo per questo tipo di gestione. L'altro elemento sul quale ci siamo mossi è l'implementazione dell'uso della PEC. Anche qui ovviamente siamo stati molto fortunati, perché diciamo l'approccio non è, soprattutto da parte dei colleghi, non è che si sono sentiti molto fortunati nel momento in cui abbiamo dovuto attivare tutta una serie di cose, però noi ad oggi ci troviamo ad affrontare i rapporti con le imprese insomma in maniera un po' più efficiente da parte nostra, perché risparmiamo immediatamente soldi. Cioè, immaginate trasformare 1.000, 1.500, 2.000 raccomandate che facciamo ogni anno per i rapporti di istruttoria, per le pratiche, semplicemente per dire all'impresa: guarda impresa, il codice di attività ti sei sbagliato, regolarizzamelo. Questa noi è una comunicazione che dobbiamo fare per raccomandata. Ovviamente facendolo con PEC capite bene che oltre la velocità
e quindi diciamo una diminuzione delle spese indirette che possiamo avere per quanto riguarda il personale, ma solo come costi vivi noi andiamo a risparmiare, non so quanto costa adesso perché è aumentata la raccomandata, mi sembra circa 4 euro per ogni comunicazione che non mandiamo più con raccomandata, quindi insomma è abbastanza facile fare il calcolo. Ovviamente abbiamo dovuto aprire anche tutti i canali che permettono agli utenti, ai cittadini, alle imprese di trasmetterci documentazioni, istanze eccetera per posta elettronica certificata. Diciamo, per quanto riguarda il registro imprese, come avete visto, ha un canale privilegiato e particolare che è più telematico, che non utilizza tanto la PEC ma quanto proprio l'accesso a dei siti specifici. Per quanto riguarda il resto delle pratiche, il resto delle attività che sono comunque abbastanza consistenti, i cittadini e le imprese hanno quest'altro canale. Ovviamente oltre alla nostra PEC istituzionale, che ormai tutte le pubbliche amministrazioni dovrebbero avere, direi forse quasi le hanno quasi tutte, abbiamo aperto anche delle PEC per i singoli uffici, in modo tale da poter rendere ancora più fruibile e diretto il contatto tra imprese, tra utenti in genere e gli uffici della Camera di Commercio. L'altra cosa, quindi, dicevo, ci ha aiutato perché in realtà con la comunicazione unica, prima aprile 2010, ogni impresa che si è iscritta, si è modificata, quando si è cancellata ci interessa più poco, ma l'iscrizione e la modifica prevede che venga inserito all'interno l'indirizzo di PEC, quindi noi abbiamo già questi riferimenti. In più, dal 28 novembre prossimo, quindi diciamo tra una settimana circa, tutte le società iscritte al registro imprese dovranno avere un indirizzo di posta elettronica certificata. Quindi si amplierà ancora la platea di questi soggetti che possono essere contattati attraverso questo strumento che, insomma, sul quale non mi sto a soffermare perché è piuttosto evidente il risparmio e l'efficienza che ci può dare, non solo a noi ma anche a loro. In più abbiamo anche per i professionisti l'obbligo di pubblicazione nel sito dell'ordine dell'indirizzo PEC di ogni professionista. Per noi questo è molto importante, ma non solo per noi, però avendo un contatto diretto non solo con le imprese ma anche con i professionisti che gestiscono attività delle imprese, quindi mi riferisco in primis ai commercialisti, ovviamente anche l'approccio e la possibilità di utilizzare questo canale è estremamente importante. Ovviamente qui non è stato previsto con la legge 2 del 2009 di dare degli elenchi di poste elettroniche certificate a tutti i cittadini o alle imprese che lo richiedono, però lo possiamo dare alle pubbliche amministrazioni, quindi ogni pubblica amministrazione che ha bisogno di fare un certo tipo di attività nei confronti delle imprese, noi possiamo dare questo tipo di indirizzi, cosa che per esempio so che a livello nazionale sia IPDAP che INAIL stanno facendo direttamente con l'Unione Camere perché riguarda un processo nazionale, però insomma tutti si sono ormai resi conto dell'importanza di questo strumento. Ovviamente sulla pubblicità degli indirizzi PEC abbiamo detto, quello che dicevo prima, tutto ciò che riguarda, considerate per darvi un dato, almeno un'impresa su quattro che si iscrive o presenta una modifica ha bisogno di un istruttore supplementare, perché non ha messo un elemento, perché ha sbagliato un elemento, perché è carente di qualcosa, eccetera. Questa cosa per noi è sempre una raccomandata, o meglio, era sempre una raccomandata, ad oggi è sempre una PEC. Quindi, insomma, anche qui per farvi capire quant'è il risparmio, sono diverse migliaia di euro all'anno che risparmiamo ad oggi. Ovviamente, visto in futuro, questi risparmi saranno assolutamente di più perché iniziano ad arrivare anche spontanee delle comunicazioni indirizzate tramite questo strumento.